È la quarta giornata del campionato calcio a 5 Serie B2. Grappa e Vinci cerca ancora la prima vittoria. Invecchiati vuole i 3 punti per tenere la scia delle prime. Lo si inserisce De Vecchi! Gol e vantaggio per Invecchiati. De Vecchi con la palla tra i piedi, prova a saltare un avversario, carica il tiro, De Vecchi! Sul fondo. È bravissimo. Il tiro, il palo ancora una volta! Ancora pericoloso! Brignoli va col destro! Brignoli! 1-1! Rinvio di Salzano in profondità per Brignoli, prova a saltare l'avversario, Brignoli! Elude il portiere e segna! Brignoli! Vantaggio! Al decimo minuto, 2-1, Grappa e Vinci! Che ha reagito bene al vantaggio iniziale di Invecchiati, ora palla in mezzo e c'è la rete! C'è la rete, il gol! Ancora, una volta di Sbrana, 2-2! Brignoli mi ha intercettato benissimo da Garagiola, cerca il tunnel Garagiola, palla per Sbrana, carica il destro! Brignoli prova a girarsi, un gioco di prestigio Brignoli! Sarebbe stato un gol spettacolare di Brignoli! Campedelli punta all'avversario, lo salta, Campedelli, col mancino Campedelli! Perruca, col pugno! Palla saggiamente sui piedi di Garagiola, che prova il lancio per Sbrana. Colpo di testa in mezzo all'area per Pellegrini, che prova a anticipare l'avversario. Palla in rete! La palla in rete! Ancora, una volta, Sbrana. Podestà, Podestà, prova a saltare l'avversario. Bravissimo il portiere, la recupera Giulian. Col sinistro! E ancora Salzano. Campedelli recupera la palla, ora senza entra Campedelli. Serve Graziani sul destro, col destro Graziani! Di punta, batte Berruca. Brignoli, ancora lui, prova a saltare un paio di avversari. Si allarga sulla destra, lancia per Campedelli! Al volo! Cerca Campedelli che ancora sulla sinistra ha spazio. Ha spazio per tirare ancora col destro, ma colpisce l'incrocio dei pali. Ricomincia l'azione Grappa e Vinci. Pallone persa, recuperata da Garagiola, che serve Sbrana. Sbrana ancora lui! A 5 dalla fine! È il poker di Sbrana! Finisce qui invece, triplice fischio, un pareggio, 4-4, spettacolare! Con azioni e ribaltamenti sia da una parte che dall'altra. Sì, risultato giusto anche perché loro sono andati in vantaggio nel primo tempo. Poi anche grazie ai ragazzi siamo riusciti a fare 4 gol e abbiamo pareggiato questo risultato, mi sembra giusto. Okay. Ci sono stati tanti ribaltamenti sia da una parte che dall'altra. Avete trovato un vantaggio iniziale, poi vi siete fatti rimontare. Cosa è cambiato nel vostro atteggiamento? Cosa avete provato magari l'altra volta che magari non vi è riuscito e cosa invece è riuscito questa sera qui? Sì, diciamo che il nostro mister Cantalupi in panchina ci ha dato 2 dritte per entrare più motivati e quindi diciamo che abbiamo messo un altro spirito nel secondo tempo. Tutto qua, grazie mille e complimenti per il pareggio e la bella prestazione. Grazie mille, ciao.